oh mm -hmm. sebutan ini. Oh. Ah. Yeah, ya, ya, Buongiorno a tutti. Abbiamo lasciato il racconto precedente con l'annuncio di Gesù alle donne. Andate ad annunziare ai miei fratelli che li precederò in Galilea. Ci fermeremo poi su quel, su, su quel verbo annunziare a Panghello perché è molto interessante. E, e quindi. Le donne sono in cammino, dice Matteo al versetto 11, mentre erano in cammino per andare ad annunziare ai discepoli la risurrezione del Signore, ecco, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Allora vi ricordate che i sommi sacerdoti avevano messo un picchetto eh, di soldati davanti al sepolcro perché si erano ricordati che Gesù aveva parlato della sua resurrezione. Abbiamo già parlato precedentemente, faccio un po' di riassunto. Poi c'è stato il terremoto e c'è stata l'apparizione dell'angelo e, e le guardie sono rimaste tra, tramortite. E allora, ci sono alcuni della guardia, ecco, non sono tutti, che giunsero in città e annunziarono ai sonni sacerdoti quanto era accaduto. E allora vediamo che il verbo annunziare è lo stesso che usa Gesù a Panghello. È il medesimo usato in riferimento alle donne. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Andate ad annunziare. Allora si deve prendere questo, questo verbo in senso positivo. Positivo nel senso che le guardie vanno a dire che cosa era successo. E appunto il fatto dell'angelo, il terremoto, eccetera. E, e quindi anche per, per non avere addosso delle, delle sanzioni, ecco perché il picchetto di guardia, se non fa il suo dovere, viene sanzionato. <coughs> E allora, cosa succede dopo questo annuncio a Panghello? Bisogna pensare a un annuncio. E ci sono i sommi sacerdoti che ricevono questo annunzio, e a un certo punto, allora, cosa succede? C'è un altro consiglio. E si riuniscono con gli anziani che rappresentavano, come sappiamo, l'autorità politica, mentre i sommi sacerdoti l'autorità religiosa. E allora c'è sempre da spaventarsi quando si riuniscono queste cospirazioni, questi, questi consigli degli anziani, dei sommi sacerdoti, ecco, perché ormai li abbiamo visti. Insomma nella loro personalità corrotta, ecco, fino al punto massimo. E se fanno una consultazione, dopo essersi consultati, diedero una cospicua somma di denaro ai soldati dicendo: "Dite che i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo". <coughs> e allora il Gran Consiglio ecco, non si occupano più eh, di dottrina, eh, di diffusione di della de Torah, eh, della legge di Mosè. Del, eh, questi consigli ultimi che vediamo dei sommi sacerdoti e, de, e, dei, e degli anziani sono tutti in senso negativo, fanno veramente paura. E allora cosa, cosa esce da questa assemblea riunita dei grandi capi? e Esce fuori ancora una volta l'elemento della corruzione. Danno una somma cospicua di denaro ai soldati e gli impongono di dire che i discepoli avrebbero rubato il corpo del Signore mentre noi dormivamo eh, abbiamo già visto come entrano in gioco nella, nel piano di Satana eh, soprattutto la menzogna e anche il denaro sono menzogna e, e denaro sono fratelli ecco eh. Ancora Abbiamo ancora un caso di corruzione, si deve dire oggi con, le, con i termini odierni. Giuda disse: Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli fissarono 30 monete d'argento. Matteo 26, 15. E, e poi c'è la. Il bacio di Giuda, terribile, il segnale che quello che Giuda avrebbe baciato era proprio Gesù. Quindi ehm, c'è la finzione, c'è la menzogna e c'è il denaro. Ecco, il piano di Satana va avanti con queste cose, mentre il piano di Dio va avanti con dei fatti concreti. E nella linea della verità delle cose, ne parleremo un po' alla fine. Ecco, poi c'è una cosa abbastanza, eh, abbastanza risibile, ecco, perché che dichiarazione dovevano fare i soldati? Che i discepoli erano venuti di notte e hanno rubato mentre noi dormivamo. Ecco allora, eh, la domanda è, ma se dormivi, come hai com fatto a vedere che i discepoli sono venuti a trafugare il corpo di Gesù? Eh, eh, C'è una, una contraddizione di termini in questa, in questa dichiarazione. Ecco, eh, sono ho provato ad andare a, a, a vedere un salmo che me lo ricordava a memoria, secondo la versione greca dei 70, che interpreta un po' diversamente il, tesco, il testo ebraico. Non l'ho trovato, comunque mi ricordo benissimo la frase che dice la menzogna ha mentito a se stessa. Ecco. E qui succede proprio questa cosa. Quando ero bambino, mia madre mi diceva: Guarda, che le, le bugie hanno le, le gambe corte. Mi metteva, mi metteva, ci metteva tutti sul, sul chi va là a dire le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte. Questa è una bugia che si smentisce da sola. È una, una bugia una menzogna eh, con, le, con le gambe corte si, si deve dire, in senso dialettale e, e poi questi sommi sacerdoti gli anziani rassicurano le guardie ecco perché non potevano eh, metterle a morte e allora tutti si sarebbero, si sarebbero chiesti del perché, ecco, non potevano sanzionarle, e quindi decidono di lasciarle libere con una buona somma e diffondere la diceria, la menzogna. E poi gli dicono, se mai verrà all'orecchio del governatore questa cosa, lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Quindi c'è anche la preoccupazione mettono tutte le cose a posto a loro modo. C'era anche il problema di Pilato che sapeva che c'era un picchetto di guardie giudaiche davanti al sepolcro di Gesù. E, e quindi eh, la verità della resurrezione viene mh, adombrata però con una bugia dalle gambe corte <ride> questo è molto interessante e quelli preso il denaro fecero secondo le istruzioni ricevute e questa parola si è divulgata fra i giudei fino ad oggi ecco matteo dicendo fino ad oggi vuol dire che scrive in un periodo in cui ci sono ancora dei testimoni oculari, e questo è un altro elemento molto importante. E I Vangeli sono stati pubblicati quando eh, c'erano ancora i testimoni oculari, c'erano ancora quelli che avevano visto tutto l'esito ecco, della. Della missione di Gesù, della sua morte e anche della sua risurrezione. Ecco, a questo punto, eh, anche le guardie preferiscono il denaro alla verità, e loro avevano visto: quindi non c'è nessun segno di conversione. Ecco, queste persone, compresi gli, i sommi sacerdoti, gli anziani, si sa, ecco eh, ma anche le guardie non hanno un minimo, una minima remora, ecco, non, non protestano, non dicono nulla se non divulgare questa diceria e obbediscono. Ecco, anche qua c'è il problema dell'obbedienza. Ecco, eh, si deve obbedire a una cosa sbagliata, a una menzogna, eh, non si dovrebbe obbedire. Questo è il grande dramma che ha causato tanti conflitti terribili in tutto il mondo perché c'era questa obbedienza cieca, senza discernimento e senza nemmeno dignità umana, perché eh, obbedire a una, a una menzogna palese rende l'uomo veramente meschino. Ecco, eh, tanti eh, gerarchi nazisti a Norimberga si difendevano dicendo ma io ho, obbeduto, ho obbedito a un ordine, beh ma sei un bamboccio? O sei un essere umano, sei un manichino, o sei un essere umano? E questa è la risposta che bisogna dare. Purtroppo anche oggi negli eserciti, ecco, è richiesta questa obbedienza cieca a qualsiasi ordine. Ecco, anche qui era una diceria, ecco, ma. In tanti casi si tratta di, di stragi, eh, di sangue, eh, di innocenti, di civili, di bambini, di donne, eccetera. Un pilota che va a bombardare una città obbedisce a un ordine e obbedisce anche lui in modo cieco. Sono, non sono neanche persone umane queste persone perché... Mh, la loro la dignità è decaduta ecco, non hanno più dignità umana quelle persone in, in tutti i casi eh, anche nella chiesa si può obbedire a un ordine sbagliato ma eh, però questo eh, deprime la persona umana e la rende una, un vassallo un, uno scagnozzo, lo scagnozzo dei potenti. Allora proviamo a, a esaminare la psicologia del corrotto. Ecco, la psicologia dei soldati, abbiamo già detto, insomma, i sommi sacerdoti e gli anziani. Ecco, dopo... Sapevano benissimo che i soldati gli avevano detto la verità, ecco, perché non era possibile trafogare un corpo da un sepolcro dove c'era perfino la, la pietra sigillata, ecco, era impossibile. E, e poi dire questa bugia, come abbiamo detto, dalle gambe corte, ecco. Ma la psicologia dei sommi sacerdoti e degli anziani, appunto, è sinistra. Ecco perché avevano visto i segni che faceva Gesù e adesso hanno questo annunzio a Panghello. Abbiamo visto il verbo, lo usa anche il Signore per le donne. È un annunzio anche per loro. Abbiamo parlato precedentemente della bontà di Dio che continua a dare segni della sua presenza anche ai suoi nemici. Ma qui c'è un'impermeabilità completa ecco, a tutte queste azioni del Signore, ecco, che sono, sono per tutti. Ma, ma cos'è che rende, per andare alla radice del problema, cos'è che rende impermeabile questa gente? è l'attitudine alla menzogna e alla corruzione. Abbiamo visto che hanno sbrigato tutte le loro faccende, corrompendo prima Giuda e poi corrompendo anche le guardie. E quando si riunivano, ecco, l'avevano fatto anche prima di riunirsi, e, e cercare un modo per togliere di mezzo questo incomodo. Gesù, questo rabbi di Galilea, che, che toglieva loro, in un certo senso, la, la loro autorità perché tutto il popolo lo seguiva. Sappiamo anche che Matteo e anche Marco ci dicono che fanno questo per invidia. E l'invidia sappiamo che acceca. Ecco, l'invidia è, è allontana dalla verità, perché si, si, si diventa ciechi con l'invidia. E, e quindi sono agenti più o meno consapevoli di Satana che continua a cercare di fermare questo disegno di Dio che ormai non è più possibile fermare e che progressivamente eh, la, questa nuova via del cristianesimo eh, si espanderà eh, moltissimo, e, mentre il giudaismo ri, rimarrà un fatto razziale. Ecco, sono passati duemila anni, e I cristiani sono, dicono più di 2 miliardi battezzati, ecco. poi c'è la crisi della Chiesa, tutto quello che si vuole, però il Vangelo ha fatto una corsa eh, in questi 2000 anni notevole, mentre il giudaismo, è, è, sono, gli ebrei sembra che siano 16 milioni, non hanno più proseliti, se non pochissimi. E il giudaismo è rimasto un fatto razziale, sia i giudei se la madre è giudea. E quindi vediamo che questi sommi sacerdoti e gli anziani, portano il loro, il loro combattendo contro Dio questa volta, portano il loro popolo alla rovina perché poi rimarranno senza terra senza tempio, senza culto, con la città di Gerusalemme distrutta da, dalle legioni di Tito nell'anno 70 d.C. e poi la diaspora, ecco, la dispersione in tutto il mondo. E proprio loro che volevano salvare la nazione e avevano paura che Gesù ecco, mettesse in... In crisi la permanenza della nazione proprio loro sono quelli che l'hanno portata progressivamente alla rovina con la loro invidia con la loro malvagità con la loro impermeabilità alla parola di dio ai segni di dio ecco sono persone inqualificabili ecco molto difficile definirle sono ehm, L'esempio sono il paradigma del malvagio che non ascolta nulla, neanche tanti segni. A un certo punto, nel Vangelo di Giovanni, il Signore si lamenta: hanno visto molti segni da me. Ecco, se non li avessero visti non avrebbero colpa, ma ora hanno visto e tentano di uccidermi. E. E quindi che cosa può fare Dio con queste persone? E qui, l'abbiamo visto, gli, gli porta attraverso i soldati un annuncio della risurrezione e non credono neanche a questo. Ecco, allora capiamo bene ecco, la risposta di alcuni che dicono «Ma perché Gesù è, è, è apparso solo ai discepoli?» eh, è parso solo a quelli che, che lo avevano seguito perché con gli altri non c'era niente da fare e lo vediamo oggi nella pericope di oggi con gli altri c'è una chiusura totale che proviene dal mondo delle passioni della concupiscenza del peccato e le passioni si potrebbero Enumerare una per una, ma si può dire che queste persone erano sottomessi loro, ai loro istinti passionali in modo quasi completo. Ecco poi un altro spunto molto breve abbiamo visto che circolano, ecco menzogna e denaro. Ecco, e eh, questo è molto importante, il Vangelo ci dice che eh, Satana usa questi mezzi ecco, per portare avanti il suo disegno di distruzione, perché Satana non costruisce nulla ma distrugge e basta, quello che fa Dio tende a distruggere quello che fa Dio. E allora questo connubio di menzogne e denaro eh, ci porta ci eh, porta a, a guardare i giorni nostri. Ecco, siamo in un momento di, di decadenza della civiltà occidentale, dove mh, nelle amministrazioni pubbliche, nei partiti, nei governi, siamo pieni di gente corrotta. Parlo, ad esempio, posso parlare de, dell'Italia, ma anche di tanti altri paesi. Da 40 anni o 50 a questa parte, ecco, le cose sono andate progressivamente peggiorando. E, e anche oggi, menzogna e corruzione e denaro eh, vanno sempre insieme, sono fratelli, fratelli e sorelle. Ed è eh, in questo modo, con la corruzione e con il denaro, che si possono dominare i popoli. Quando un amministratore pubblico eh, eh, firma un accordo eh, in qualche salotto prima ancora di essere stato eletto. Ecco, è, è il piano di Satana, eh, sappiamo... C'è dietro Satana anche in queste cose. Ecco, io adesso non, non parlo di questo, quel partito, non mi interessa. Però eh, anche gli osservatori ecco, che, che monitorano il fenomeno della corruzione dice che, eh, dicono che, che, sono, che la corruzione ci costa centinaia di miliardi. Ecco, le eh, turbative d'asta, tutte quelle cose lì, ce ne sono tantissime. Eh, eh, e insieme a questo procede la menzogna, ecco, eh, l'informazione pilotata. Eh, anche il Papa ne ha fatto un accenno a questo problema. Non sempre c'è la, la menzogna. Mm, eh, No, nelle, nostri, nelle nostre televisioni, nei giornali, però c'è un'informazione pilotata. Le cose ci vengono dette eh, sempre in un certo modo, sempre seguendo un'altra un, un linea, senza riportare mai una parola diversa. Ecco. Eh. Ci sono state delle menzogne epocali come quella delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein in Iraq che ha provocato la guerra in Iraq che ha fatto 100 milioni di morti attraverso una menzogna. E tutti i giornali a riportare questa notizia. Ecco, alcuni osservatori hanno osservato che praticamente tutte le grandi testate hanno riportato la notizia che era un pretesto per entrare in Iraq e accaparrarsi delle risorse petrolifere. Ecco, questo lo sappiamo tutti. Faccio un esempio, questo esempio lo fanno in tanti, ecco. e poi tante altre menzogne. E come, si, come fa a propagarsi la menzogna? Con la corruzione, col denaro. E, è molto interessante leggere questo Vangelo perché ci dà anche una chiave di lettura. Eh, della situazione eh, nostra di oggi, ecco, eh, sappiamo che dietro il testo di oggi ci dice che dietro c'è Satana che usa queste armi, l'abbiamo visto nei Vangeli fin dall'inizio: corruzione e, e denaro, menzogna e denaro. Ecco, quindi, guardiamo anche la storia con queste con queste linee ecco, con queste, eh, con questi elementi che abbiamo <coughs> che abbiamo tratto dalla pericope di oggi, guardiamo anche la nostra storia, io invito a riflettere molto. Per concludere, volevo dire che anche in Palestina, quando il governo israeliano stava costruendo il muro per mettere il popolo palestinese in una prigione a cielo aperto, in Occidente non si sapeva nulla, non si è saputo nulla per molto tempo e non se ne parla, se ne parla poco. Del fatto di Gaza, che è una prigione a cielo aperto da più di vent'anni, si parla pochissimo e fateci, fateci caso c'è una cappa mediatica ecco allora eh, la verità dove la possiamo sapere noi eh, la possiamo sapere solo da certi canali eh, liberi eh, specialmente sulla rete oppure qualche testata eh, che ci dice una campana, ci, ci trasmette una campana diversa e possiamo saperne un po' di più, ma altrimenti, se ci fidiamo ciecamente de, delle tv e delle testate tradizionali, non verremo mai a capo di nulla. Anche questo, anche la ricerca della verità è molto importante, soprattutto per noi cristiani, anche rispetto alla storia. E se no facciamo come Pilato che dice cos'è la verità. Per noi la verità delle cose è molto importante. La cosa più importante è la, la verità a, a livello esistenziale, ecco, che in questi Vangeli ci viene raccontata. Ecco, la resurrezione del Signore indica che l'accesso alla dimora celeste ora è aperto. Però ci, ci, ci fa vedere anche tutte le modalità con cui Satana agisce attraverso eh, agenti umani più o meno consapevoli. In questo caso eh, i sommi sacerdoti e gli anziani, certo, non pensavano probabilmente di fare un servizio a Satana, non se, non se ne accorgevano, però di fatto era così. E la ricerca per della verità per noi cristiani è molto importante, la verità delle cose, perché si sta creando a livello mediatico una specie di totalitarismo. Eh, ho fatto l'esempio delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, ma ce ne sono tante altre, anche oggi and andando all'attualità. E ci vengono ripetute continuamente, come faceva Goebbels, il braccio destro di Hitler che diceva di raccontare, eh, di, di moltiplicare gli annunci di una menzogna finché non di, diventava una verità. Ecco, il, il metodo è sempre quello. È così che si creano i totalitarismi, ecco, si va verso un totalitarismo molto sottile, molto sinuoso, molto nascosto. E, e quindi invece di essere tramortiti dal torpore e dall'indifferenza, ecco, eh, se siamo veramente cristiani, invece dobbiamo cercare la verità in tutte le cose. Oggi l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovato una menzogna, una bugia con le gambe corte e anche in questo senso molte volte le bugie hanno le gambe corte anche sui giornali e sulle televisioni. Pace e bene a tutti e buona giornata.